Domenico, tu che comunque sei stato in panchina a vedere le partite, che cosa ti è piaciuto delle squadre che hai visto, insomma? Allora, buongiorno, innanzitutto si è parlato poco del Virtus Scapoli, la squadra che mi ha meravigliato in positivo di questo campionato qua, anche perché conosco tutti i giocatori, l'età media è abbastanza elevata e quindi questo fa capire che non sempre i giovani fanno la differenza in questo campionato, ma è più l'esperienza, la passione e l'applicazione, cosa che noi vediamo sempre ogni anno nella nostra squadra, dove i giocatori fra virgolette più anziani danno sempre il massimo rispetto ai giovani che prendono questa squadra, diciamo, questi impegni, sottovalutandoli un po' troppo, perché se si applicassero di più allora farebbero la differenza, e quindi ogni anno noi, ecco, io che mi voglio sempre mettere da parte per far spazio a portieri più giovani eccetera, alla fine sono quello che fa più partite di tutti quanti, e questo qui deve far riflettere molto. Poi aggiungo che il campionato quest'anno è stato molto più difficile, squadre molto più ben organizzate, più preparate tecnicamente, tatticamente, e comunque noi ci siamo sempre fatti rispettare. Tutte le squadre che abbiamo incontrato ci hanno sempre preso con la dovuta cautela, perché abbiamo fatto il codice, infatti, no, il codice no, non abbiamo fermato. È andato? No, abbiamo perso 1-0 in casa loro, e gli amatori che erano primi all'epoca, gli amatori Cicci, sì, erano primi, abbiamo pareggiato in casa, abbiamo perso di un gol lì, una partita molto bella e spettacolare, ricordo benissimo. E comunque con tutte le squadre ce le siamo sempre giocate, anche con Real Terracina stesso, Real Spigno che l'abbiamo battuta in casa, abbiamo perso lì, col Proformia, vabbè, lasciamo perdere. Avete il problema appunto della partita in casa, che credo che avete fatto quel ricorso, che comunque c'era qualcosa che non ha quadrato. Ci stavano le condizioni per farlo, perché effettivamente lì l'arbitro si è inventato al 92esimo un rigore inesistente che solo lui ha visto, e la rabbia c'era, perché noi avevamo fatto una partita d'orgoglio, perdevamo 3-1, abbiamo recuperato una bellissima partita, e lì veramente è scattata un po' la rabbia in tutti noi, non ce lo meritavamo quella sconfitta assolutamente. Poi per il resto niente, l'importante per noi è stare bene insieme, fare gruppo, giovani, meno giovani, e continuare su questa strada. L'anno prossimo infatti cerchiamo sempre ovviamente di raggiungere qualche obiettivo in più rispetto a quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, ma noi siamo soddisfatti sia come società sia come giocatori, stiamo vivendo una nuova, come dire, è una nuova primavera, sì. Ma forse è difficile mettere dalla parte dei ragazzi, i giocatori che vengono a giocare nel Caieto oppure nelle altre società di terza, forse è difficile riuscire a concentrarsi quanto si fa una cosa a livello amatoriale? Ma questo dipende solo da loro, cioè noi non partiamo sotto questo aspetto, noi quando ci alleniamo noi abbiamo orari, scusa l'espressione, disgraziati, ci alleniamo alle 9 di sera, finiamo alle 11 di sera, è un bel sacrificio per tutti, chi ha specialmente famiglie, eccetera, eccetera. Però l'impegno noi, siccome deve partire da noi l'impegno, perché noi dobbiamo dimostrare agli altri che noi ci siamo, purtroppo non veniamo mai, quasi mai perlomeno, non ci accompagnano in queste cose, loro snobbano troppo perché si sentono giovani, perché si sentono forti, non lo so, però non dovrebbe essere così, loro
devono applicarsi molto di più. Cioè, in realtà i giovani dovrebbero essere l'asse portante, lo sono, perché il futuro è loro e molti giovani lo dimostrano, però qualcosa in meno viene ed ecco dove escono poi i giocatori più esperti che danno il loro forte contributo, proprio perché i giovani non si applicano, non parlo di tutti ovviamente, non si applicano come dovrebbero, non vengono quasi sempre, cioè vengono agli allenamenti ma quasi sempre in maniera magari non concentrata. Nel calcio è importante, come in tutti gli sport, la concentrazione e l'applicazione, quindi diciamo che lì dove c'è questa carenza i meno giovani fanno ancora bella figura perché danno qualità e ovviamente cercano anche loro di fare da tramite, da esempio anche ai ragazzi più giovani che dovrebbero essere il futuro, che sono il futuro e il fondamento delle società. E poi le anziane sono quelle che comunque difendono i colori della città, quindi mettono quel quid in più rispetto ad eventualmente i giocatori che vengono da fuori. Insomma. Sì, anche perché noi l'abbiamo voluta fortemente questa società, noi siamo stati, io e lui specialmente, insieme al Presidente, coloro che hanno voluto fortemente questa società, vivere questa avventura e agglomerare tanti amici che avevamo in comune e soprattutto divertirsi, perché lo spirito è quello lì. Ovviamente quando si va in campo poi si va per vincere e per non fare brutte figure e noi ce la mettiamo sempre in città. Quest'anno un paio di volte purtroppo abbiamo fatto delle brutte figure, un paio di volte, non di più, però abbiamo avuto anche le nostre soddisfazioni, no? Quando andammo a vincere a Castelnuovo Rado 0-0 col Castellone, facevamo una grandissima partita a tutti, dal primo fino al 18° in panchina. Ma poi, come dissi già io precedentemente nella sua intervista, i giocatori erano spaccati in due, cioè la maggior parte è veramente attaccata ai colori sociali, tant'è che io prendo per esempio l'ultima partita, là dove i ragazzi vincevano 2-1 e con un autogol sono riusciti a pareggiare, parlo del Vindicio, ma i nostri hanno giocato 10 giocatori. È incommiabile e li ringrazio ancora una volta, però questi altri che mancavano denotano poca serietà. Quindi cercheremo di sopperire a questi errori che ho già detto, che la colpa è anche della dirigenza, soprattutto nostra, di sopperire a queste cose creando un gruppo sociale in seno a questa associazione, un gruppo familiare, un gruppo di ragazzi portati avanti da loro che sono i fautori di questa associazione, portarli avanti cercando di divertirsi, cercando di essere corretti, educati come siamo sempre stati. Chiudiamo questa intervista con un accenno al progetto futuro. Non mi volete dire giustamente come sarà, ma comunque sicuramente ci saranno dei cambiamenti, sicuramente, sia a livello societario, sia a livello di tecnico, sia a livello di giocatori e sia a livello di sponsor. E noi siamo fiduciosi, faremo tutto il bene. E io da parte mia sono raggiante perché ci sono tutte le condizioni per fare un altro campionato, è ottimo, sottolineerei ottimo, un ottimo campionato faremo la prossima stagione. D'accordo, allora appuntamento a fra un mesetto e qualcosa in più per capire il vostro che momenti sono stati che rimporti sono arrivati. Grazie. Grazie a te.